Ciao e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi come è semplice decorare e personalizzare dei calici come questi per un'occasione davvero importante, ovvero il matrimonio. Se vi piace questo progetto, seguite il tutorial e realizzatelo anche voi. Ciao! Per realizzare questo progetto, oltre ai calici, vi servirà della coda di topo che troverete facilmente in merceria, della colla a caldo, del nastro biadesivo e decorazioni varie. L'applicazione di questo cordoncino è davvero semplice: inizio con un po' di colla a caldo e poi vado semplicemente ad attorcigliare la mia corda intorno al gambo del calice. Come potete notare dalle immagini, ogni 2-3 giri metto un punto di colla a caldo sul calice e continuo con l'applicazione del cordoncino. Sotto al video nella descrizione vi lascio tutto l'occorrente che serve per realizzare questo progetto e inoltre, se vi va, vi invito ad iscrivervi al canale e a scrivermi nei commenti cosa ne pensate. Nella parte superiore del mio calice vado ad alternare la colla a caldo con del nastro biadesivo. E questo è il risultato. Prima di passare alle decorazioni, vado ad applicare sempre della coda di topo, in questo caso bianco, al calice della sposa. Thank you.
Per decorare i calici, aprite i vostri cassetti e sono sicura che troverete come me tantissime decorazioni come queste. Io ho scelto questa decorazione luccicosa che ho tagliato della misura della circonferenza del mio calice, che andrò ad applicare semplicemente con un punto di colla a caldo. Nella parte inferiore del mio calice vado ad applicare un pezzettino di questo boa di piume che vado sempre ad incollare con della colla a caldo. Come ultima decorazione vado ad applicare degli strass adesivi. Per il calice dello sposo, sempre con della colla a caldo nella parte superiore, vado ad applicare del nastro in raso. Ho tagliato poi una striscia di raso nero all'incirca di 12 cm che vado a piegare a metà e chiudere al centro con dei punti a mano per realizzare un semplice fiocco. Incollo il mio fiocco nella parte superiore del calice e applico qualche decorazione. E questo è il risultato. Sono già belli così, ma per personalizzarli ancora di più applicherò i nomi degli sposi con del vinile adesivo. Ho tagliato i nomi degli sposi con del vinile adesivo utilizzando un plotter da taglio e quindi non mi resta che applicarli. Ed eccoli qui i miei calici decorati e personalizzati per un'occasione molto importante come il matrimonio, sono pronti. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se vi va, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao e al prossimo tutorial!